Tanto buonasera a tutti. Abbiamo trovato un microfono che è più basso di me, incredibile. Allora, l'importanza di questa decisione è, direi, evidenziata da una contraddizione evidente nel nostro tempo. La divisione internazionale del lavoro si intensifica sempre di più. Eppure la questione nazionale non è mai stata così bruciante e impellente come oggi. Perché? Questa contraddizione nasce da uno dei due limiti fondamentali del capitalismo rispetto al progresso dell'umanità, che è l'esistenza delle borghesie nazionali. L'altra è la proprietà privata dei mezzi di produzione, su cui in questa discussione non entreremo più di tanto. E nell'epoca dell'imperialismo la questione nazionale rialza la testa. Non è, come dicevano qualche compagno di strada di questo seminario stamattina, che la questione nazionale non ha più nessuna importanza. Ma, come spiegava Lenin 100 anni fa, l'oppressione nazionale si estende su nuove basi nell'epoca dell'imperialismo. E adesso ci entreremo. Perché parliamo di questo nella giornata dell'anno di Lenin? Perché Lenin è il teorico marxista che ha scritto sicuramente di più sulla questione. E per quale ragione? Che la Russia, un po' è stato detto anche stamattina, era un paese dove la questione nazionale, la nazionalità, era decisiva. La Russia era una prigione dei popoli. Su 150 milioni di persone che vivevano nell'impero russo nel 17, il 43% soltanto erano grandi russi e il 57% erano di minoranze nazionali. Decine, oltre 60, tra cui gli ucraini, che erano il 17%, e altre nazionalità. Ora, in questo impero la relazione tra la nazione dominante e le altre non erano affatto equivalenti. Non c'era una relazione fraterna. L'impero russo si era costruito sull'oppressione brutale delle minoranze nazionali. Se voi leggete gli scritti di Lenin, vedete che ogni tanto Lenin si sofferma, soprattutto nelle lettere, su tutta una serie di dettagli della sua infanzia, della sua giovinezza, su quanto erano costantemente discriminati gli alloggi, i non russi, che vivevano nella regione del Volga dove lui crebbe. E qua noi vediamo come la Russia era un paese arretrato, dove i compiti della rivoluzione democratico borghese non erano stati assolti. Sono alcuni paesi in cui, come l'Inghilterra, come la Francia, come l'Olanda, i Paesi Bassi, come la Germania, questi compiti erano stati assolti dalla rivoluzione democratico borghese. L'avvento del capitalismo in altri paesi arretrati non l'avevano fatto. Non hanno portato alla riforma agraria, non hanno portato allo sviluppo dell'industria nazionale e non avevano risolto la questione della nazionalità. La socialdemocrazia, quindi, per Lenin era imperativo che sviluppasse un programma a riguardo. E il programma di Lenin si riassume in tre frasi. La completa parità dei diritti delle nazioni, il diritto delle nazioni all'autodecisione, la fusione degli operai di tutte le nazioni. Queste sono proprio parole di Lenin. Ora, l'autodecisione in sé era la posizione ufficiale della Seconda Internazionale anche. Ma, come per la questione del socialismo, della rivoluzione, eccetera, anche sulla questione della liberazione dei popoli oppressi, fortissima la pressione della socialdemocrazia sui partiti socialdemocratici, come si chiamavano allora i marxisti. Nei dibattiti dell'internazionale, anche se mai nei documenti ufficiali, gli interventi degli olandesi, dei britannici e della destra del partito sosteneva apertamente il ruolo civilizzatore del colonialismo. Bernstein diceva che i popoli civilizzati, nel suo intervento, devono agire da guardiani
di quelli incivili, cioè proprio un razzismo clamoroso, basato sulla assioma interpretato in maniera meccanica e fallace del fatto che per il socialismo ci dovesse essere almeno, no, il livello tecnico, cultura e di produttivo del capitalismo, no? Quindi tutti gli altri paesi erano dei popoli barbari incivilizzati e non civilizzati. E quindi il diritto delle nazioni all'autodecisione era un diritto solo formale per la scuola internazionale. Il POS del Partito Socialdemocratico Russo invece inserì nel suo programma il diritto delle nazioni all'autodeterminazione fino alla completa separazione. Certo, qualcuno potrà dire qua, ma come? Cioè, il marxismo, Marx ed Engels, sono i campioni della unità del proletariato. Come finisce il manifesto del Partito Comunista? Bravissimi, vedo che almeno questa ABC del marxismo l'avete superato, ecco. Ed è vero, il marxismo è sempre stato per la creazione degli stati più grandi possibili. Però Marx ed Engels lo spiegavano a parità di tutte le altre condizioni. E questa frase l'ha sempre spiegata. Ma allo stesso tempo Lenin lo spiegava, le condizioni non sono sempre uguali nei vari paesi, nei vari continenti, eccetera. Lenin, certo, era anche per l'assimilazione delle nazioni, però Lenin non era per l'assimilazione forzata delle nazioni. E qua entriamo in una questione importante per lo sviluppo della nostra discussione. Cosa sono, 5 minuti, 7 minuti, qualcosa del genere? Fammelo vedere nei 5 minuti. Cos'è una nazione? Lo spiega un personaggio insospettabile, Stalin, in un suo scritto. Ma Stalin ha fatto un unico scritto interessante, che è la questione della nazionalità, perché fondamentalmente è stato preparato sotto dettatura di Lenin, fondamentalmente. E l'ha fatto venire da lui conoscendo bene che lui era georgiano, riteneva utile che uno scritto sulla questione della nazionalità lo scrivesse appunto uno di una nazionalità non grande russa. E in questo scritto Stalin lo spiega: una nazione per i marxisti è un'entità stabile di linguaggio, territorio, vita economica, formazione psicologica che si è storicamente evoluta e si manifesta nella cultura comune. Ora, la chiave di questa definizione è la parola, la formulazione, l'entità storicamente evoluta. Perché se voi prendete la storia delle nazioni, sono nazioni che non sono sempre esistite. La nazione più potente del mondo oggi, gli Stati Uniti. Cioè, gli Stati Uniti è una nazione che si è formata con la rivoluzione americana, prima non esisteva. È stato anche un crogiolo di culture e di lingua che ha portato alla formazione degli Stati Uniti. O Israele, per esempio. Israele è una nazione che fino al 48 non esisteva, oggi invece esiste. Prima Lenin considerava correttamente gli ebrei non come una nazione, perché non c'era una entità stabile di territorio che la comunava. La definiva più come una casta, ok? Più che una nazione. Ma le nazioni si possono evolvere. Anche la lingua non è l'unica condizione per capire cos'è una nazione, per stabilire che c'è una nazione. Proprio qua dietro, adesso non so dove è il nord, ma comunque abbiamo una nazione che ha 3 lingue diverse, c'è la Svizzera. Eppure esiste da parecchi secoli. Appunto, il fatto che sia un'entità storicamente evoluta è una questione centrale per capire questo concetto. Nell'imperialismo, che è l'oppressione dei popoli da parte del mondo, da parte delle grandi potenze, ci sono popoli che opprimono e altri che sono oppressi. Quindi le condizioni non sono
pari, non sono assolutamente pari fra le varie nazioni, anche se alcune nazioni si sono storicamente evolute, però ancora non hanno potuto svilupparsi pienamente come nazioni. Quindi la posizione dei bolscevichi a riguardo era, come avete visto dalla formulazione che ho spiegato, contro ogni discriminazione. Era una posizione negativa. Cosa vuol dire questo? Spesso anche Lenin cercava di spiegare questo paragonando la posizione che noi abbiamo sulla questione del divorzio o dell'aborto. Noi siamo per il diritto dell'aborto e del divorzio, questo non significa che la nostra propaganda incitiamo all'aborto e al divorzio, dicendo che la gente dopo 2 anni deve divorziare apposta. E così noi non incitiamo alla formazione di ogni tipo di nazione, alla divisione in piccole nazioni e all'autodecisione in ogni situazione. Che cosa guidava la posizione di Lenin e dei bolscevichi? I comunisti difendono, sulla questione delle rivendicazioni democratiche, tutto ciò che rafforza l'unità della classe ed eleva la coscienza dei lavoratori. E sono contrari a tutto ciò che smembra l'unità della classe e fa crollare la coscienza dei lavoratori. È su questa base che la nostra organizzazione internazionale, negli anni 90, c'è un convegno che abbiamo fatto un anno fa, proprio esattamente in questi giorni, e ci sono gli atti pubblicati, non mi dilungherò tanto, forse una discussione si può fare, negli anni 90 si schierò contro la disgregazione della Jugoslavia, perché questo era il grimaldello, l'autodecisione su cui stava entrando la restaurazione capitalista in l'ex Jugoslavia e quindi minava l'unità di classe. Ora, se capiamo questo concetto, capiamo anche perché i bolscevichi sviluppano tutta una serie di polemiche su alcune posizioni scorrette che c'erano all'interno della Seconda Internazionale e anche all'interno dello stesso partito socialdemocratico russo. Per esempio, i bolscevichi sviluppano una polemica contro la posizione dell'autonomia nazional-culturale. Cosa significa questo? Una posizione sviluppata dalla socialdemocrazia austriaca che cercava di raggruppare i componenti delle nazionalità che vivevano in aree diverse in un'unione nazionale interclassista. Per Otto Bauer, il concetto di una nazione, che era un dirigente importante della socialdemocrazia, una nazione era una comunità di destini. Ora capite che qua siamo a livello del convegno che stanno facendo qua sotto sull'affettività. Cioè una cosa, cioè questa comunità di destini era poco misurabile, ecco, era poco. Era una definizione niente affatto marxista e materialista. Un aspetto pratico di questo era, per esempio, il fatto che bisognava istituire delle scuole separate sulla base della lingua. O un altro aspetto che sviluppò, che fu al centro della polemica con il Bund, con un'organizzazione ebraica che faceva parte della socialdemocrazia, era il fatto che gli operai ebrei si dovessero organizzare separatamente. Lenin spiega la ragione per cui bisogna essere contrari. E la propaganda della completa parità dei diritti delle nazioni e delle lingue raggruppa in ogni nazione solo gli elementi conseguentemente democratici, cioè solo i proletari, unendoli non secondo la nazionalità, ma secondo l'aspirazione a migliorare in modo serio e profondo la struttura dello Stato. Al contrario, la propaganda dell'autonomia culturale nazionale, nonostante le buone intenzioni dei singoli e dei gruppi, divide le nazioni e avvicina di fatto gli operai di una nazione alla loro borghesia. Tra parentesi, accettazione dell'autonomia culturale nazionale da parte di tutti i partiti borghesi ebraici. E qua vediamo quindi, questa posizione divideva i lavoratori, non elevava la propria coscienza di classe. E in realtà il progetto nazionale culturale era stato sviluppato dalla socialdemocrazia austriaca per rispondere a un problema, l'unità dell'impero austro-ungarico che si stava disgregando. E si disgregò, perché questa posizione non servì a salvare questa unione forzata,
nel 1918, sull'impulso dell'ondata rivoluzionaria, si smembrò l'impero austro-ungarico in tutta una serie di paesi e la socialdemocrazia fu responsabile anche di questo smembramento. E Leni invece lottava per una totale parità delle lingue e contro il monopolio di una lingua sull'altra. Lo slogan della democrazia operaia, spiegava, non è quello della cultura nazionale, ma quello della cultura internazionale del movimento operaio mondiale. Lenin era per la divisione, per la fusione, scusate, delle classi, della classe, delle varie, che, divise in varie nazionalità, contro ogni divisione organizzativa. E spiegava che bisogna essere contro ogni fusione politica e organizzativa con le forze borghesi. Su questa base, la posizione di Lenin portò alla vittoria della rivoluzione russa, poi torneremo dopo, e quella della socialdemocrazia austriaca invece portò alla tragedia per il movimento operaio austriaco. Il modello degli austriaci oggi è ancora ripetuto più volte, lo vediamo da tante organizzazioni che organizzano separatamente ogni settore della società, le donne, i neri, i gay, le lesbiche. Domani organizzano in maniera diversa quelli che hanno i calzini blu da quelli che hanno i calzini rossi, eccetera, eccetera, eccetera. E Lenin dovette lottare anche però contro un'altra posizione errata, che in questo caso era difesa non da un riformista socialdemocratico, ma da una rivoluzionaria, che era Rosa Luxemburg, che era risolutamente contro il diritto all'autodeterminazione e per la cancellazione del paragrafo 9 del programma del partito, che appunto difendeva il diritto all'autodeterminazione. Perché? Perché lo riteneva superato dalla divisione del lavoro mondiale, dal fatto che il capitalismo si era imposto, e poi, tra le altre cose, la Luxemburg spiegava che sostenendo il diritto alla separazione si rafforzava il nazionalismo borghese delle nazioni oppresse. Ma in realtà, dal punto di vista dell'unità dei lavoratori, difendere il diritto all'autodeterminazione portava proprio al contrario. E Lenin lo spiega in una citazione che adesso farò, tratta da un documento che io consiglio ai compagni di leggere, che è un documento straordinario, fatto alla nostra internazionale, che è questo, Marxismo è una questione nazionale, c'è online, dovete per forza comprare la copia, anche penso che non ce ne siano più. Però, noi comprendiamo, spiegava la Luxemburg, la vostra situazione. Voi siete socialdemocratici polacchi e il vostro primo compito è quello di lottare contro i nazionalisti polacchi. Naturalmente è necessario che fate così. Ma non chiedete a noi russi di rimuovere dal nostro programma lo slogan del diritto all'autodecisione dei polacchi. Perché, come socialdemocratici russi, il nostro primo dovere è di lottare contro la nostra borghesia, la borghesia rossa e lo zarismo. Perché solo in questo modo possiamo noi, socialdemocratici russi, dimostrare ai polacchi che non abbiamo alcun desiderio di opprimerli e gettare così le basi per l'unità di entrambi i popoli nella lotta rivoluzionaria. E qua, in poche parole, Lenin spiegava il compito del proletariato nelle differenti nazioni. Qual è il compito del proletariato nella nazione che opprime? Difendere la libertà di separazione per le nazioni oppresse. Questo non vuol dire rivendicarla, ma difendere la libertà. I proletari delle nazioni oppresse, invece, cosa devono fare? Rivendicare l'unità con i lavoratori delle nazioni dominanti, perché se no si sarebbero posti automaticamente sul terreno dell'alleanza con la propria borghesia. Certo, non è una posizione semplice, è una posizione complessa, che però Lenin sviluppò nel corso degli anni fino ad arrivare a una raffinatezza molto, molto completa. Quindi fondamentalmente, scusate, qua sto coprendo la registrazione, nella polemica contro il Partito Popolare Socialista di Pilsudski, che era un dirigente borghese che poi diventò anche presidente e primo ministro della Polonia, la Rosa Luxemburg andò troppo in là.
Come spiegava Lenin, il riconoscimento del diritto non significava affatto che il partito si precludesse l'agitazione contro la separazione, né la denuncia del nazionalismo borghese. Lenin lo spiegava, cioè le organizzazioni devono essere separate da una nazione oppressa, tra la borghesia e il proletariato, anche tra la piccola borghesia e il proletariato. Lenin spiegava come era sempre necessario non confondere il nazionalismo della nazione dominante con quello della nazione oppressa, che poteva avere un contenuto progressista. Il nazionalismo, il guscio, quando Lenin parla di nazionalismo, guscio immaturo del bolscevismo, parlava di questo. Lenin, per esempio, concretamente, nel 1916, appoggia totalmente l'insurrezione di Pasqua in Irlanda e fece proprio riguardo le osservazioni di Marx e di Engels. Marx cosa diceva sulla questione irlandese? Non ci arrivò subito, ma alla fine arrivò a questa posizione. Consigliava agli operai inglesi di fare del repeal, cioè dello scioglimento dell'Unione tra Irlanda e Inghilterra, un articolo del loro programma. La classe operaia inglese diceva, scusate, le pagine sono attaccate, cosa diceva Caspar Engels, non farà mai nulla finché non si sbarazzerà dell'Irlanda. La reazione inglese è radicata nel soggiogamento dell'Irlanda. L'emancipazione della classe operaia inglese passava attraverso la liberazione dell'Irlanda. Questo spiegava Marx. Certo, Marx diceva anche che dopo la separazione poteva avvenire la federazione tra Irlanda e Inghilterra. Però questo lo spiegavo, poteva venire su base rivoluzionaria, non su base riformista. E infatti quando è arrivata la separazione effettiva tra Irlanda e Inghilterra nel 1922, l'Irlanda è stata chiaramente continuata a essere soggiogata economicamente all'Inghilterra e gli irlandesi continuavano a essere oppressi da questo punto di vista dalla borghesia inglese. E vorrei ricordare, forse qualcuno, qualche compagno qua l'ha già letto, che c'è una citazione molto famosa di Lenin che parla del fatto che chi si aspetta una rivoluzione pura potrà vivere abbastanza per vederla. A cosa si riferiva Lenin? All'insurrezione di Pasqua, alla rivoluzione irlandese. E è stato proprio dal giudizio, questo pezzo che è meraviglioso, io lo voglio citare, eccola qua. Poiché credere che la rivoluzione sociale sia immaginabile senza l'insurrezione delle piccole nazioni nelle colonie e in Europa, senza le esplosioni rivoluzionarie di una parte della piccola borghesia, con tutti i suoi pregiudizi, senza il movimento delle masse proletarie e semiproletarie arretrate contro il gioco dei grandi proprietari fondiari, della Chiesa, contro il gioco monarchico, nazionale, eccetera, significa rinnegare la rivoluzione sociale. Ecco, da un lato si schiera un esercito e dice siamo per il socialismo. Questi pezzi sono molto attuali. Da un altro lato si schiera un altro esercito e dice siamo per l'imperialismo. E questa sarà la rivoluzione sociale. Soltanto da un punto di vista così pedantesco e ridicolo sarebbe possibile affermare che l'insurrezione irlandese è un putsch, cioè un colpo di Stato. Colui che attende una rivoluzione sociale pura non la vedrà mai. Egli è un rivoluzionario a parole che non capisce la vera rivoluzione. È proprio sulla questione nazionale che Lenin e si esprime con queste parole. La critica che faceva agli irlandesi a Connolly erano che si erano mossi troppo presto rispetto al resto del proletariato e anche perché non si era costruito in anticipo il partito. Lenin spiega più volte, proprio a riguardo, che la funzione delle nazioni impotenti come fattori indipendenti nella lotta di classe mondiale è quella di come dei fermenti, come dei bacilli che contribuiscono a far entrare in scena la vera forza che può combattere il proletariato, che può combattere l'imperialismo, cioè il proletariato socialista. Se voi pensate a quello che è successo in Irlanda, all'analisi della questione irlandese, voi troverete delle parole che calzano a pennello con la posizione che noi abbiamo preso oggi sulla questione palestinese. Certo, Lenin, come abbiamo spiegato, non era sempre a favore dell'autodecisione, a volte era contrario.
a seconda della situazione del movimento operaio mondiale. Per esempio, Lenin nella prima guerra mondiale dice ai comunisti polacchi, socialdemocratici polacchi, è sbagliato in questo momento sollevare lo slogan dell'autodecisione. Perché? Perché questo sarebbe preso come pretesto di una grande potenza imperialista per scendere in guerra, anche in Polonia. C'era gli interessi del proletariato mondiale, da cui dipendeva anche le sorti della Polonia, che erano in gioco. La correttezza della politica leninista fu verificata totalmente durante l'ottobre. Intanto nell'ottobre Lenin, l'abbiamo già spiegato stamattina, sulla base dell'esperienza concreta, perché i marxisti fanno così l'analisi concreta della situazione concreta, abbandonò ogni ragionamento sul progressismo della borghesia nei paesi arretrati. Pensava ancora a questo prima Lenin, per quello aveva sviluppato lo slogan della dittatura democratica, dei proletariati dei contadini che abbandonano completamente, e spiegò che i compiti della rivoluzione democratico borghesi, che erano presenti in Russia, possono essere assolti solo da una rivoluzione proletaria, solo dalla classe operaia che abbatte il capitalismo e insieme a questo abbattimento riesce a risolvere i compiti della rivoluzione democratico borghese. Quindi fu la rivoluzione socialista a porre le basi per la soluzione della questione nazionale. Lenin, al momento che i bolscevichi erano in potere, offrì comunque sempre l'unione volontaria. Guarda che c'è Giuliani che si sbraccia, poi pensa ce l'hai con te, che ce l'hai con lui. Sulla base dell'unione volontaria dei popoli. Su questa base permise a Finlandia e alla Polonia di staccarsi dall'Unione Sovietica, quello che sarebbe stata l'Unione Sovietica. E anche se non era questa la posizione migliore, più favorevole per gli interessi del proletariato polacco e per gli interessi del proletariato finlandese. E dopo i bolscevichi, l'Armata Rossa, sulla base della vittoria contro le truppe bianche, contro la controrivoluzione, provarono ad aiutare il proletariato polacco a muovere verso la Polonia, però la situazione non era favorevole e furono sconfitti. Ma questa è un'altra storia su cui potremo entrarci anche successivamente, se volete. Quello importante è che il nome Russia, cosa sono, la 30? Va bene. Il nome Russia non è mai stato presente nei documenti ufficiali del neonato Stato sovietico. URSS vuol dire Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. E questo era importante per Lenin, per dimostrare che si stava costruendo una cosa nuova. Non era l'impero russo con aver iniziato il socialismo, anche se poi, come sappiamo, Lenin spiegava che quello che c'era ob tolto collo, nonostante gli sforzi dei bolscevichi, era in gran parte ancora uno stato capitalista con una versione di socialismo. Però Lenin cercava di sviluppare un altro stato, un'altra idea di nazione, di unità fra le nazioni. Tuttavia, allo stesso tempo, Lenin spiegava che sarebbero state le condizioni oggettive a consentire relazioni veramente paritarie fra le nazioni. Solo lo sviluppo delle forze produttive, solo lo sviluppo di livello culturale delle masse avrebbero potuto fornire queste condizioni. Chiaramente finché la società sovietica rimaneva una società di privazioni, tutta una serie di conflitti fra le varie nazionalità sarebbero ritornati. Perché quando una società è una società non di abbondanza di privazioni, razzismo, lo sciovinismo ritornano sempre a galla. E così, con l'ascesa della burocrazia, peggiorarono anche i rapporti fra le nazioni. Una delle caratteristiche
peculiari delle ascese della burocrazia fu il ritorno del nazionalismo grande russo. E lo si vede chiaramente sulla questione georgiana, che fu una delle ultime battaglie di Lenin. Domani penso che ne parleremo anche, però un po'... sì, buonanotte, scusate, c'ho il... cosa qua. Però con un po' dobbiamo parlarne anche qua. Nel 1921 l'Armata Rossa invade la Georgia, che comunque era uno stato indipendente. La invade con dei metodi brutali portati avanti da Orjonikidze e da Stalin, che era il mentore, cioè l'uomo che muoveva i fili di questo dirigente bolscevico, Orjonikidze. È interessante vedere l'atteggiamento di Lenin a questo riguardo. Lenin in quel momento spiegava che bisognava agire con molta cautela e spiegava che bisognava anche arrivare a dei compromessi con i menscevichi che allora erano al governo in Georgia. Lenin parla nei suoi scritti del pericolo da parte dello Stato sovietico di cadere in atteggiamenti imperialistici nei confronti dei georgiani. Nel suo ragionamento, Lenin parla non solo di rispettare un'uguaglianza formale, che è quella garantita dalle leggi fra le nazioni, ma anche che ci voleva sviluppare da parte dei bolscevichi una certa ineguaglianza che compensi da parte della nazione dominante l'ineguaglianza che si crea di fatto nella realtà. Sono interessanti queste parole. Lenin spiegava che anche nello Stato sovietico, anche soprattutto nello Stato dei lavoratori, la nazione dominante deve cercare di operare uno sforzo per ristabilire la parità, anche concedere più diritti in certi casi alle nazioni oppresse. Nello stesso momento Stalin sviluppa una proposta che è fondamentalmente la proposta di dire che la nuova costituzione sovietica sarebbe basata su una federazione russa con tutte le altre nazionalità che avrebbero avuto una autonomia. Ora, Lenin apertamente si schiera contro questa ipotesi e spiega che quello che deve nascere sono delle repubbliche socialiste sovietiche dove ogni repubblica avrebbe avuto pari diritti costituzionali. Ed è una delle ultime battaglie di Lenin, la battaglia che vince nei confronti della burocrazia in ascesa. Probabilmente oggi, se Lenin non avesse vinto questa battaglia, non stiamo parlando nemmeno di un'unione delle repubbliche socialiste sovietiche, di un URSS, che sarebbe durata, pur con tutte le strutture, per decenni. Ma parleremo di qualcos'altro. In quella battaglia Lenin assume totalmente la difesa dei georgiani e spiega chiaramente che Orjonikidze e Stalin devono essere puniti per i loro comportamenti. Purtroppo, come sapete, né Stalin né Orjonikidze sarebbero stati puniti. E con la morte di Lenin tutta una serie di problemi riguardanti le nazionalità ritornarono in ballo. Ora, quello che è importante è comprendere, mi avvio verso la conclusione, vedi, ho preso anche meno tempo, così c'è più tempo del dibattito, casomai poi nelle conclusioni sviluppo qualcos'altro che viene fuori dalla discussione. Quello che è importante comprendere è che l'ultima battaglia di Lenin fu intrisa totalmente dallo spirito internazionalista. Lenin, come grande russo, ebbe la grande forza, scusate la ripetizione, di liberarsi, essendo marxista, essendo rivoluzionario, di ogni pregiudizio nazionale. E comprendeva che la lotta contro le discriminazioni nazionali era una lotta fondamentale per la vittoria della rivoluzione.
Oggi noi dobbiamo riprendere queste grandi lezioni di Lenin, che come sta avvenendo in tutto il mondo, la questione nazionale sta risorgendo, anche in paesi dove la rivoluzione borghese è stata compiuta secoli fa. Cioè, in Gran Bretagna hanno fatto la rivoluzione borghese a metà del XVII secolo. E già oggi ritorna la questione, con la questione scozzese. Ritorna la questione nazionale in Spagna, esplode la questione nazionale di nuovo in Palestina e ritornerà in tutta una serie di altri paesi. Se i marxisti, se i rivoluzionari, se i comunisti non comprenderanno il metodo di Lenin su questa questione, non potranno mai fare la rivoluzione. Potremmo scordarci. La borghesia avrà sempre un'arma potente in mano per poter perpetrare il proprio dominio. Quindi, compagni, studiamo la posizione di Lenin sulla questione della nazionalità, facciamo la nostra e mettiamola proprio a lettere cubitali nel programma della nostra internazionale, della tendenza marxista internazionale.